dalla riunione di tutte le commissioni e la conferenza dei presidenti di gruppo, è ripresa in settimana l'attività dell'Assemblea legislativa. In prima commissione è iniziato con le consultazioni l'esame del riordino delle province. Il Consiglio regionale si riunisce martedì 15. Una delegazione con il primo ministro della Repubblica di Belarus è stata ricevuta a Palazzo Lascaris dal presidente del Consiglio regionale Mauro Laus e dall'assessore alle attività produttive Giuseppina De Santis. Scopo dell'incontro, le prospettive di cooperazione con la nostra regione. È in distribuzione gratuita negli URP del Consiglio e dei capoluoghi di provincia l'agenda della scuola, che anche quest'anno accompagna maestri e professori da settembre a giugno. All'interno tutte le informazioni per le visite a palazzo e per le iniziative con le scuole. 31 studenti piemontesi, vincitori del concorso Diventiamo cittadini europei, hanno partecipato al viaggio a Bruxelles organizzato dalla Consulta europea. Hanno visitato le istituzioni e partecipato al Role Play Game, gioco di ruolo che ripercorre i lavori del Parlamento europeo. Fino al 17 settembre all'URP di Via Arsenale a Torino è allestita la mostra fotografica Novara Nascosta, viaggio alla scoperta degli angoli meno conosciuti della città, grazie agli scatti di 4 studenti dell'Istituto Pascal di Romentino, Novara. È stata presentata a Palazzo Lascaris la 29esima edizione della Turin Marathon, che si svolgerà domenica 4 ottobre. I 42 km con la partenza da Piazza San Carlo e arrivo in Piazza Castello si snodano lungo le principali aree verdi cittadine, il Valentino, le Vallere, Parco Ruffini, la Pellerina e Parco Dora. Fino al 25 settembre è allestita nella Biblioteca della Regione la mostra Torino Internazionale, le grandi Expo tra 800 e 900. Ogni mercoledì alle 17 la biblioteca organizza fino al 23 settembre conferenze di approfondimento arricchite da proiezioni di immagini dell'epoca.